Una scossa di terremoto è stata avvertita nel nord Italia stamane alle 9, la magnitudo è di 5.7, l'epicentro sarebbe ancora in Emilia, in provincia di Modena. La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Milano, dove sono stati evacuati alcuni palazzi. Cresce di oltre 200 milioni di euro la spesa corrente nel bilancio di Palazzo Marino. Dai 2 miliardi e 398 milioni del consuntivo 2011 si passa a 2 miliardi e 613 milioni. Aumenta la spesa per i servizi, fanno sapere dalla Giunta, ma l'opposizione attacca. Carlo Masseroli del PDL parla di un bilancio con più tasse e più spesa pubblica e senza spending review. Il presidente di Regione Lombardia vorrebbe organizzare un Formigoni Day in suo sostegno dopo le vicende giudiziarie che hanno coinvolto personalità delle sue giunte passate e le critiche per i rapporti con il faccendiere Daccò. Ma dal PDL arrivano segnali negativi. Nel partito sembra sia già iniziata la lotta per la successione in vista delle possibili elezioni regionali nel 2013. È previsto per oggi l'incontro che potrebbe risultare decisivo per la scelta della sede della Città della Salute, il polo che riunirà Istituto dei Tumori e Neurologico Besta. Due le aree in lizza, la caserma Perrucchetti di Milano e le aree ex Falck di Sesto San Giovanni. Intanto si moltiplicano le voci contrarie al progetto, da Sella Monguzzi del PD. I giudici della prima corte d'assise di Milano hanno condannato all'ergastolo con un anno di isolamento diurno Stefano Savasta, accusato di essere stato il mandante dell'uccisione del rivale in amore Stefano Cerri, scomparso dal 10 dicembre del 2008. Con lui sono stati condannati all'ergastolo con 2 mesi di isolamento diurno anche i 3 domenicani che l'imprenditore avrebbe ingaggiato per l'omicidio. La procura di Lodi ha aperto un'indagine sulla morte di una giovane donna marocchina di 23 anni precipitata ieri dalla finestra della sua casa di San Giuliano Milanese dopo una violenta discussione con il marito che si trova agli arresti domiciliari. L'uomo interrogato è stato rilasciato. Uno studente sedicenne di un istituto alberghiero di Chiavenna in provincia di Sondrio è stato ricoverato d'urgenza in ospedale dopo che un compagno di classe gli ha lanciato contro una forbice. L'arma gli si è conficcata nel collo procurandogli un taglio profondo di circa 3 centimetri. Il giovane è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ora è fuori pericolo. Sono estraneo ai fatti. Così Antonio Conte si è difeso dalle nuove accuse dello scandalo sul calcio scommesse. L'allenatore bianconero è indagato per associazione a delinquere. Ieri è stato perquisito il suo appartamento. Conte ha attaccato i magistrati per non essere stato convocato in procura prima di ricevere l'avviso di garanzia.